Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questa nuova parte del DLC Dead Kings. Se vi siete persi le parti precedenti, cliccate sulla miniatura a schermo sul link in descrizione per guardarle. Copriamoci un attimo e poi cerchiamo di beccarli. Cos'è? Uccidi il capo per far scappare i saccheggiatori. Quindi ragazzi probabilmente si scoraggiano se lo uccidiamo. Ecco qui. Mi dispiace amico mio, ma ti distruggerò. Voglio ucciderli tutti, quindi sì, se mi trovo uccido il capo, ma uccido anche gli altri. Amico, non ti lascio fuggire, è inutile. Siete degli sporchi se volete addirittura uccidere i bambini, vergognatevi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora bambino, parlami di nuovo e vediamo cosa dice. Ehi! Ancora confuso? Presto, nascondiamoci! Come presto nascondiamoci? Ok, apriamo il tutto. Stai calmo. Cerco un manoscritto. È stato rubato da una tomba sotto a Saint-Denis. Ce l'ho io. È al sicuro. Lo prenderemo dopo. Come diavolo hai fatto? Non ho mai visto un guerriero migliore. Ora non esageriamo. Dove hai imparato? A Parigi. Ehi, io mi alleno dietro casa. Ma non ho nessuno che mi insegni. Quelli che lottano per la libertà stanno a Parigi, come te. Dimmi di tua madre. La signora Margot. Non è mia madre. Mia madre è una morisco. È dovuta tornare in Spagna e mi ha lasciato in un orfanotrofio. Bene. Ora ci serviranno delle armi. Lascia fare i professionisti. Ma dove l'hai presa? L'ho rubata a due ladri ieri. L'ho nascosta qui. Gran bell'arma. Sì, lo so. So quello che faccio. E cioè? Salvo la Francia. E ora che sei qui, sarà molto più facile. Senti. Cosa? Prima troviamo quel manoscritto. Dobbiamo proteggerlo dai nemici della Francia. Oh, va bene. Ma dobbiamo salire in alto. Il mortaio a ghigliottina è un'arma potente, si può usare nel combattimento corpo a corpo ed è devastante anche a distanza. Finalmente ragazzi abbiamo ottenuto un'arma davvero cazzutissima. Parate perfette, devo farne addirittura 5. Vediamo un attimo se posso impugnarla. Sembra essere un'arma piuttosto pesante. Ok, credo che abbia la funzione di moschetto, anche se non ne sono sicuro, rinfodera. Ovviamente lo scopriremo insieme a breve. Qui! Sono scappato! Addosso! Prendetemi e il comandante vi coprirà il denaro. Prendiamo quel verme. Ben fatto. Ora non montarti la testa. Sparare con il mortaio. Per usare il mortaio a ghigliottina come un mortaio tieni premuto L1 e poi tieni R2 per mirare. Rilascia R2 per lanciare. Ok ragazzi, mi stanno vedendo. Utilizziamo il mortaio, vediamo se ce la facciamo. Li ho devastati! Regno del terrore! Hai guadagnato un trofeo! Ragazzi, siamo indistruttibili! E lui che fa? C'è un tizio qua sotto, sbaglio. È ancora vivo? Ok, lo eliminiamo alla vecchia maniera. Ragazzi, quest'arma è davvero qualcosa di inspiegabile, è fortissima. Allora, devo solo comprendere però che fine ha fatto il nostro caro amico, il bambino lì, perché ora qua non lo vedo più. Allora, combattiamo con loro, va? Utilizziamo la nostra arma. Devastato, guardate un po'. Facciamo parate perfette, eh? Fuori uno. Oh cavolo, non beccatemi così. Fatta un'altra. Forza, attaccatemi, vigliacchi. Questa qui non andava bene. Oh cazzo, mi sto facendo uccidere però. Facciamo attenzione. Ci siamo, manca l'ultima. Purtroppo non mi è andata come volevo. Ed ecco qui l'ultima parata perfetta effettuata. A questo punto li distraiamo tutti e li uccidiamo. Mamma mia ragazzi, ora siamo davvero delle bestie. Guardate un po', li stiamo devastando tutti. Ecco qui, con un singolo colpo vanno a terra. Cioè siamo davvero indistruttibili stavolta. Oh cavolo, mi attaccano poi tutti insieme, eh. Quindi con almeno Unity si è risolto un po' il problemino che attaccavano uno alla volta. Colpisci lui, almeno tutti vanno via. Ecco qua, ancora vivo. Ragazzi, ma è indistruttibile, oh. Eppure abbiamo un'arma davvero molto cazzuta. Colpisci, ecco fatto. Eliminato alla grande. E tu vuoi fuggire? Mi sa proprio di sì. Vabbè ragazzi, che ce frega, lasciamolo andare. Per fortuna abbiamo completato un obiettivo secondario. Aspetta, visto che ci troviamo, prendiamo lo sto scrigno. Almeno poi non dovremmo rifarlo in futuro. Eccoci qui. Cos'è che ci darà? Colpo di mortaio.
Ok, ma quindi in pratica sono sì collezionabili, almeno credo, ma anche delle vere e proprie munizioni. Cos'è, stato imprigionato di nuovo? Ehi, sei più bravo di quanto si dice. In giro nessuno dice la verità. Ok, posso aprire? Mi sa di sì. Per di più, credo. Ma come credo? Amico, non mettermi in difficoltà. Nessun pezzo grosso si è interessato a noi. In giro si dice che il marchese De Sade stia facendo strane domande. Mai fidarsi delle voci. È in disgrazia, è in prigione. Ok, quello ragazzi era Napoleone. E proprio su Napoleone avrei molto 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 da dire, eh? Sulla scena che abbiamo visto prima. Perché un uomo come Rose per cercare il tempio? Non ti importa dei nostri scopi. Se fossi in voi non mi piegherei che davanti a... Che cosa cerca? Un ratto. Cibo, ovviamente. Ah. Punti sulla loro avidità. Ma hai sbagliato i conti. Siete tutti morti. Conosco gli esseri umani. Cosa temono? Cosa bramano? Rose malvagio? Senz'altro. Ma io, Napoleone, posso controllarlo e usarlo per il bene della Francia. Le masse rinunceranno volentieri alla libertà se vivranno nella speranza di arrivare in alto. E col manufatto nel tempio, io darò loro quella speranza. Mentre noi avremo la gloria. Bisogna fermarlo se vogliamo salvare la Francia. Non faresti che ritardare l'inevitabile. Che cosa ti prende? Così ti farai uccidere per niente, amico mio. Se tu non agirai, lo farò io. Fermo! Leon, torna qui! Ma dove sei? Ok, purtroppo mi sa che il ragazzino è un po' impulsivo, eh? Diciamocelo. Stai entrando in una zona di indagine? Che diavolo c'è qua? Attiva le due lastre. Comunque ragazzi, credo di aver capito cos'è che Napoleone, nel corso della storia del vero e proprio gioco di Assassin's Creed Unity, riesce a trovare all'interno di quello scrigno. Non so se ricordate quella scena. In pratica, almeno secondo me, si tratta di quella chiave che abbiamo visto nel filmato. Allora, vorrei comprendere cosa diavolo c'è in tutta questa zona. Attiva le due lastre. Ecco, lastre dove siete, venite a me. C'è qualcosa qui sotto, sbaglio? Non riesco a comprenderlo, vediamo un attimo, eh. Ci sono, come al solito, degli scrigni. Ok, appena recuperato il suo contenuto. E poi, cos'è che altro dobbiamo fare qui? Purtroppo, ragazzi, davvero non riesco a comprenderlo. Vediamo se possiamo in qualche modo riuscire ad arrivarci da una zona superiore, perché qui mi sa che c'è una sorta di cancello che non ci permette di avanzare. Ok, continua a salire, bro. Ci saltiamo. Ok. Continua a muoverti. Vai, Arnaud. Devi insistere, altrimenti Leon farà una brutta fine, ne sono sicuro. E questo cos'è? No, ma non volevo questo. Qualcosa mi dice che dobbiamo utilizzare la nostra affidatissima lanterna. Solo che qui non mi sembra di vedere nulla di particolare. Magari risaliamo un attimo qua, va? Dove siamo saliti prima. Ok. E cerchiamo di comprendere meglio la situazione. Purtroppo là c'è gente, eh? Quindi guardiamoci bene alle spalle. Vorrei tra l'altro comprendere se la luce della lanterna attira o meno le persone. Spero di no. Ci sono come al solito mille nemici qua. Ti pareva? Vabbè, eliminiamoli a sto punto. Non si sono accorti di nulla? Vabbè, ora sì. Utilizziamo la nostra fidatissima arma. Davvero, sti mortai a ghigliottina, ragazzi, sono devastanti e voglio sbloccarli tutti. In modo tale che ve li mostro, appunto, in video di cazzeggio o qualcosa di simile. Eliminato? Ok, distrutto, ottimo. Bam! Mi sa che si è fatto un bel po' male, eh? Vediamo se posso ottenere qualcosa qui. Vediamo questa scala dove mi porta. Quartieri Cava. Vabbè, l'ho capito che è una zona sovrastante, ma... Aspetta, forse posso arrivare da là. Cos'è questo? No, vabbè, non mi interessa. Davvero sono molto spirituali queste sorte di fasi. Cos'è, Arnaud? Che cavolo combini? Dai! Continua a salire. Ci siamo.
Non so perché ogni volta ci sono sempre questi barili. Probabilmente si consuma molto in fretta la benzina. No, che cazzo è? Comunque l'olio all'interno. Questo cos'è? Interagisci? Ok. E siamo riusciti ad aprire quel coso. O forse no. Attiva le due lastre. Quindi ragazzi ce ne sono due. L'altra che fine ha fatto? Ok, io che la cercavo ed era proprio davanti ai miei occhi. Guardate un po', è coperta dai ratti. Ci sono. Vediamo se possiamo finalmente interagire con la seconda lastra, eh. Ci sono tutti questi simboli strani. Ok, ce l'abbiamo fatta, eh. I bracciali sono già attivi? Mi sa di sì. Si apre il tutto. Attiva le due lastre e l'abbiamo fatto. Possiamo lanciarci? Cos'è questo? Trova il modo di tornare in superficie. Vabbè, di sicuro ce l'abbiamo già fatto ormai. O almeno spero. Purtroppo, ragazzi, Leon è stato un bel po' avventato nel cercare di avanzare senza di noi. Spero solo di riuscire a ritrovarlo in modo da riportarlo a Margot. Obiettivo completato, eh? Cos'è qua? Che succede? What the fuck? Gente che incomincia già a fare bordello qui. Allora, colpisci lui, eliminato. E poi becchiamo anche l'altro. Ecco qui, devastato alla grande. Ok, dovrebbe essere proprio in questa zona. Vediamo un po'. Ed eccolo lì. L'abbiamo trovato subito, non ci credo. Allora, scendi un attimo, non facciamoci male. Ed eccolo qua, tutto per noi. Dammi il manoscritto. Perché? Che cosa ha a che fare con tutto questo? Lascerò il paese. Ecco a che mi serve. E il nostro futuro? Una Francia libera in cui vivere in armonia. Perché non cresci? Dimentica la Francia. Pensa a te stesso. Cos'è che ti ha fatto diventare uno stronzo? Non puoi salvarli. Non torneranno. Non sei meglio di loro. Quindi ragazzi, credo che abbiamo completato la missione. E infatti ricordo 2, il ladro di libri. Abbiamo quindi ottenuto il mortaio a ghigliottina. Per quanto riguarda le sfide abbiamo fatto delle parate perfette. Però ci siamo fatti appunto sgamare un po' di volte. Per il resto abbiamo sbloccato credo un altro abito. Continua. Ragazzi, il video si conclude qui. Per guardare la parte successiva cliccate sulla miniatura che vedete ora a schermo oppure sul link in descrizione in modo da essere indirizzati direttamente al video. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime parti del walkthrough e di seguirmi sulla mia pagina Facebook per conoscere date e orari di quando usciranno. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!